tutti ragazzuoli, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team. Ebbene sì, anche se ormai siamo fuori dall'anniversario, come vi avevo anticipato, per questo 2024 proverò comunque a portarvi video settimanali come in passato, come bei tempi, come una volta, ci si prova almeno. Ecco, non riuscirò magari a farli sempre di venerdì quando esce l'aggiornamento, quello di quest'oggi. Una prova lampante, dato che uscirà molto probabilmente di sabato, però si fa il possibile. Farò la stessa cosa laddove lo ritenga utile, anche con il football, cioè dove ci saranno aggiornamenti magari un attimino più corposi, e boh, poi chi lo sa, magari anche per quei 4-5 che mi seguono anche per Konosuba e per Captain Tsubasa Ace, anche se Captain Tsubasa Ace effettivamente anche con i suoi aggiornamenti si presta effettivamente un po' poco a questo genere di video, però si fa quel che si può, ci si prova, dai, come ho detto prima, vediamo poi come va. Intanto rimaniamo su Captain Tsubasa Dream Team, perché questa settimana è arrivata questa bellissima, a mio modo di vedere, Dream Collection con due personaggi nuovi, Muller e Turam. Finalmente una Dream Collection con due personaggi nuovi che non escono in due banner separati, un banner unico con anche un terzo personaggio, un ottimo terzo personaggio che è Mizugi, abbastanza recente, ancora comunque assolutamente in meta, e con una bella, anzi due belle novità per quello che riguarda le Dream Collection. E io a questo punto incrocio le dita anche per il Dream Fest di fine mese, novità per questo tipo di banner fuori anniversario, ovvero intanto che è un banner a step con un quarto step con un giocatore SSR generico garantito, quindi non necessariamente uno di questi due, e soprattutto il primo step da 30 Dream Ball, il che vuol dire 1260 Dream Ball eventualmente per arrivare al PT, a fronte delle 1500 che sono sempre state necessarie. All'anniversario mi sembra che arriviamo a 1100, quindi non siamo proprio ai livelli dell'anniversario, però siamo dannatamente vicini. A livello di rate è sempre un banner al 5%, in realtà i personaggi in rate up hanno comunque sempre lo 0,42% di probabilità presi singolarmente, quindi non è che cambia molto da quel punto di vista, però già avere un PT un attimino più conveniente e uno step con l'SSR garantito, secondo me è tanta roba. E se il nuovo producer, se il vecchio nuovo producer decide di presentarsi così, a me personalmente va bene e non mi lamento. Ho già ovviamente pullato su questo banner, chi ha seguito la live di venerdì sera già sa com'è andata, chi non l'ha seguita la può recuperare sul canale, chi non l'ha seguita ma non avesse voglia di recuperarsi tutta la live, tranquilli ragazzuoli, perché domani tra le altre cose uscirà il primissimo episodio di uno dei miei nuovi format di quest'anno, ovvero Pullamelo Tutto, il banner, video nel quale ci saranno i pull del sottoscritto di questa settimana, sia per quello che riguarda eFootball, il pool del lunedì con le leggende italiane, sia per quello che riguarda Konosuba, perché in settimana è uscito anche un bannerino interessante su Konosuba, che per quello che riguarda Captain Tsubasa Dream Team. Tutto condensato insieme nell'arco di una ventina di minuti di video, quindi sono riuscito anche a farcelo stare in uno spazio abbastanza ridotto. Quelli di Dream Team saranno in forma integrale, quindi non ci saranno tagli, potrete recuperarlo eventualmente da lì se non vi va di smazzarvi tutta la live, e questo, ripeto, uscirà domani. Venendo all'aggiornamento odierno, allora, informazioni dell'aggiornamento, info aggiornamento 8.7.1, hanno semplicemente cambiato l'icona dell'app, capirai, modifica il regolamento delle partite di rango. Ragazzi, incredibile, quando c'è da sistemare o fare modifiche, non necessariamente sistemare, quando c'è da fare modifiche all'RNG, la club ci mette mediamente dai 12 ai 14 secoli. Quando invece c'è da fare un cambiamentino così veloce alle partite di rango, mezzo nanosecondo. Hanno annunciato tipo 7-10 giorni fa, nell'ultima live praticamente
dell'anno scorso, alcuni cambiamenti alle partite di rango, e nel secondo aggiornamento letteralmente del 2024 queste modifiche sono già state apportate. In che cosa consistono queste modifiche? Allora, il limite di livello per le tecniche speciali è stato rimosso per tutte le classi, quindi si parte dall'S99 anche a livello principiante. Però vabbè, questo ci può stare, perché ultimamente effettivamente questo gioco ci tira dietro palle nere come veramente se piovessero dal cielo. Gli effetti delle formazioni ora sono attive per tutte le classi, va bene. Le abilità latenti ora sono attive per tutte le classi, va bene. Le abilità di squadra ora sono attive per tutte le classi, va bene. Nelle classi oro e superiori ora è possibile utilizzare i giocatori delle tipologie concesse senza restrizione, quindi sostanzialmente debellato la regola che imponeva a giorni alterni di giocare con delle squadre monocolore. Nelle classi oro e superiore le statistiche dei giocatori delle tipologie specificate ricevono un aumento giornaliero, quindi è vero, abbiamo tolto il monocolore, però un giorno i giocatori di tipo agilità avranno un boost del 30%, un giorno il boost del 30% ce l'avranno quelli di tipo tecnico, un giorno il boost del 30% ce l'avranno quelli di tipo resistenza, un giorno sto benedetto boost del 30% ce l'avranno tutti. Io avrei fatto un giorno senza boost, però visto che ieri praticamente era il giorno del boost a tutti, quindi boh, hanno deciso di potenziare tutti semplicemente perché sì, e va bene. Addio caro mio vecchio amatissimo PvP monocolore, è stato breve ma è stato bello finché è durato. Personalmente sono uno dei pochi a dirlo, me ne rendo conto, ma a me mancherà molto. Aggiornato il mercato delle medaglie sblocco della tecnica speciale, come sempre quando mettono dei giocatori nuovi nel mercato delle medaglie mettono anche delle tecniche per questi giocatori. Evento programma, aggiunto un nuovo scenario, finalmente torna anche la storia vera e propria, cioè gli scenari legati al manga di Captain Tsubasa. Nella fattispecie una terza parte delle qualificazioni asiatiche. Io ancora non ho giocato una mezza partita, lo tengo per quando avrò necessità di brimbo. Scenario sprigionamento delle abilità latenti, un nuovo scenario per ottenere le conoscenze delle abilità di Muller in versione stock carta, utile per i giocatori Dream Collection usciti quest'oggi, e direi di fare un piccolo taglio per andare direttamente a vedere come funziona questo scenario. Dunque, in genere la club per questi eventi non ha via di mezzo, o sono difficilissimi o sono facilissimi. Ecco, in realtà questo evento è uno dei pochi che effettivamente si può dire che non sia necessariamente né facile o difficile, o meglio, può essere facilissimo o impossibile a seconda dei giocatori che avete a disposizione. La partita si gioca con il terreno sconnesso, che è una bella rottura di Zebedee perché abbassa tutti i parametri dei giocatori del 30%. Tuttavia i giocatori uruguayani prendono un bonus del 50%, i giocatori di tipo resistenza prendono un bonus del 50%, quindi se avete l'ultimo vittorino uscito che è uruguayano di tipo resistenza con resistenza al terreno sconnesso, ecco, diciamo che questo evento lo farete ad occhi chiusi. Se come sottoscritto non avete quel vittorino, non c'è in realtà da strapparsi i capelli. Allora, intanto il terreno sconnesso sta praticamente dalla vostra tre quarti in su fino all'area di rigore avversaria, quindi non tutta la vostra formazione deve necessariamente avere resistenza al terreno sconnesso. I difensori, per esempio, se li tenete normali, basta che li tenete un attimino arretrati in modo che non vadano dove il campo è appunto sconnesso. Se tenete difensori normalissimi, purché siano forti, avrete comunque vita facile, a maggior ragione se riuscite a mettere dei difensori di tipo resistenza, che comunque il bonus del 50% se lo prendono a prescindere. Idem per il portiere è molto importante che sia a livello resistenza. La parte relativa a non subire gol, diciamo che non è proprio impossibile, quella la si fa anche. La parte difficile è quella relativa appunto al segnare i due gol. In realtà però il gioco di giocatori con resistenza al terreno sconnesso ce ne ha dati anche tanti, vanno benissimo anche dei vecchissimi giocatori reworkati. Io per esempio, per darvi un'idea, io l'ho fatta con Tsubasa delle medie, proprio il primissimo Tsubasa uscito in questo gioco, lo Tsubasa anno zero come trequartista, e lo Yuga anno zero, Yuga delle medie, quello Zanne ritrovate se non ricordo male, in attacco poi ho messo anche un vecchio vittorino del Werder Brema che è di tipo agilità ma è comunque uruguaiano, quindi il 50%
se lo prendeva lo stesso e aveva la resistenza al terreno sconnesso, quindi comunque il 30% non gli faceva niente. In più avevo anche uno degli ultimi Diaz usciti, che era appunto di tipo resistenza e resistente al terreno sconnesso, e quel Diaz superava 100k praticamente in tutte le statistiche. In realtà di Diaz di tipo resistenza e resistente al terreno sconnesso credo che ce ne siano almeno un paio, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi, ma comunque uno è un pochettino più recente, uno è un attimino più vecchiotto. I gol bene o male li si fanno, tutti questi giocatori che ho citato riescono comunque a stare sopra al portiere per come parametri, qualcuno di più, qualcuno di meno. Tsubasa per esempio mi faceva un 60-40, però giocandosela bene anche con l'attivazione del full power la si porta a casa facilmente. E ricordatevi che in questo evento potete utilizzare il bonus amico, quindi scegliete un amico che dia un bonus ai vostri giocatori per avere un ulteriore booster. Ricordatevi che valgono ovviamente le abilità di squadra e i vari bond. Impostate il bond con quanti più bonus possibili, lasciate stare la questione debuff, andate solo esclusivamente di bond. E per quello che riguarda l'abilità di squadra, se riuscite a mettere 3 abilità di squadra al 28%, per me ce la fate alla grande. Certo, per avere quelle al 28% in questo caso dovreste avere anche in campo almeno 6 giocatori che non sono di tipo resistenza. In quel caso o scegliete 3 difensori, tanto come ho detto basta il portiere di tipo resistenza e di gol non ne prendete comunque, o scegliete 6 giocatori vari di movimento che comunque abbiano resistenza al terreno sconnesso. Ripeto, l'evento di per sé non è facile, ma di giocatori per portarlo comunque a casa abbastanza agevolmente ormai ce ne sono in giro tantini. Torniamo alle notifiche, è iniziata anche la campagna inverno, un nuovo evento a scalata, evento a punti, adesso ormai chiamiamolo un attimino come la si vuole, con 2 soli giocatori che danno del boost per quello che riguarda il guadagno dei punti, che sono appunto Müller e Thuram, usciti in questa Dream Collection. Ci sono anche, tra le altre cose, c'è il bonus accesso, sostanzialmente un bonus login, e le missioni evento che in questo caso sono particolarmente legate a questo nuovo evento. C'è una mezza fregatura perché tra le missioni evento ce n'è una che ci chiede di giocare, ce ne sono due, una ci chiede di giocare 100 partite di questo evento e l'altra di giocarne 200. Si possono utilizzare gli skip ticket? Sì, si possono utilizzare gli skip ticket, ma il numero massimo di skip ticket utilizzabili per questo evento è appunto 100. Vuol dire che se vogliamo arrivare ad ottenere tutte le ricompense, almeno un centinaio di partite extra bisognerà lanciarle manualmente. Che grandissimo paiolo, ragazzi, la differenza tra i 100 completamenti e i 200 completamenti sono 5 Dream Ball. Per me sinceramente per 5 Dream Ball, io ve lo dico in tutta onestà, non ne vale assolutamente la pena. Io vado di skip ticket, continuerò ad andare di skip ticket, al momento ancora non sono arrivato a quelle 100, e per quelle 5 Dream Ball che mi mancano, con tutto il dovutissimo rispetto, penso che non me ne farò proprio una malattia. Chiudiamo con la Dream Collection e andiamo a vedere direttamente come sono questi 2 nuovi giocatori inseriti. Stavo per dire inseriti quest'oggi, poi mi sono ricordato che per voi purtroppo sarà ieri. Ah, e bei tempi in cui riuscivo a fare video il giorno stesso in cui gli eventi uscivano. Allora, partiamo per Thuram, perché sapete che io da ex portiere la copertina finale la voglio sempre tenere dedicata al portiere laddove possibile. Thuram, difensore di tipo tecnico, 1267 punti, del Parma ovviamente. Parametri: 41.267 punti di stamina, 41.203 punti d'attacco, 56.750 di difesa, 46.520 di forza fisica. Allora, in attacco 15.000 di dribbling, 17.000 di passaggio, considerando che ha 18.000 di velocità e 15.000 praticamente di maestria, gli permettono di avere comunque delle statistiche da regista difensivo assolutissimamente di tutto rispetto. La questione difensiva, ecco, la questione dei parametri difensivi è un pochettino particolare, perché si spara un 21.000 punti praticamente di blocco, però con solo 12.800 punti
di potenza. 12.800 punti di potenza sono le statistiche di un difensore pre-anniversario di giugno, praticamente. Quindi vecchio praticamente di un anno, in sostanza. Compensa alla grande, con i 21.000 con i 21.000 punti di blocco. Però mi aspettavo un blocco che fosse letteralmente più rotto di così, e invece purtroppo la potenza gli va a calare un attimino i valori generali. 17.000 di contrasto con 18 di velocità dovrebbe tutto sommato essere forse la sua caratteristica principale, la sua abilità principale, d'altra parte la sua main skill è appunto un contrasto. 18.000 di intercetto e 15.000 praticamente di maestria comunque lo rendono decisamente valido su tutte e tre le scelte difensive. Le abilità di squadra sono le solite: se voi mettete in campo tre o più giocatori dei tre di tre colori diversi, abilità di squadra, tutti i parametri dei giocatori della squadra più 28%, che è praticamente quella standard dei Dream Fest e dei Dream Collection da giugno ad oggi praticamente. Abilità passiva contro attaccanti e centrocampisti offensivi, parametri più 20%, quindi praticamente questa abilità passiva lui riuscirà ad attivarla il 99,9% delle volte. Gli unici giocatori che da questo punto di vista potrebbero dargli qualche grattacapo sono Michael nelle sue scorrazzate offensive, e magari qualora uscisse un nuovo Matsuyama, anche lui particolarmente valido per gli inserimenti in area. Però, come ho detto prima, la stramaggioranza delle volte lui andrà ad affrontare o attaccanti o trequartisti, quindi questo 20% ce l'avrà praticamente fisso nei vari matchup. Tecniche speciali: contrasto da 5,50, blocco e intercettazione di tipo S. Il pacchetto difensivo, diciamo che ce l'ha già tutto compreso. Onda d'urto, contrasto: se vince un contrasto con un contrasto, nel contrasto del contrasto, contrasto. In live c'era la canzoncina "Ho visto lui che contrasta lui, che contrasta lei, che contrasta lui". È stata coniata direttamente in live. È una traduzione del cavolo della club. Allora, se vince un matchup contro un avversario utilizzando una tecnica di contrasto, un take, chiamiamola così, la durata dello stordimento dell'avversario aumenta del 70%. È praticamente la stessa latenza che hanno dato a Santana Dream Fest, ma alla rovescia. Santana Dream Fest fa la stessa cosa quando vince un matchup tramite dribbling, e lui quando lo vince tramite contrasto. Killer di stamina: consumo della stamina dell'avversario durante i contrasti più 30%. Incoraggiamento: attaccante trequartista, se vince un contrasto, attaccante trequartista della sua squadra più 8% alla scelta del prossimo comando. Questo non vuol dire che l'attaccante o il trequartista in questione devono ricevere necessariamente la palla da Turam, quello è assistenza, e mi sembra che ce l'abbia appunto Mizugi, che è in questo stesso banner. Semplicemente, se lui vince un contrasto, quando la palla poi arriverà all'attaccante o al trequartista di turno, avrà un più 8%. Annullamento del sigillo: annulla fino a due sigilli dell'abilità speciale che ha subito, quindi non c'è nemmeno bisogno di insegnargli delle tecniche doppie. Eventualmente, difensivamente parlando, fatelo se in qualche caso volete provare a fargli risparmiare un pochettino di stamina. Deuter Müller, portiere di tipo tecnico dello Stoccarda, 1.288 punti di stamina, 45.002 di salvataggio, 49.000 di forza fisica. La sua caratteristica principale è la parata, ha statistiche di parata superiori a quelle della respinta, non di tanto ma del giusto, e anche statistiche di maestria che incidono sulla parata, leggerissimamente inferiore a quelle della velocità che incidono appunto sulla resistenza. Potenza, vi ricordo sempre, che incide su entrambe le cose. Anche per lui la solita abilità di squadra: 28% quando in campo ci sono almeno tre giocatori di tutti i tre colori. Cross lungo: quando il portiere rinvia il pallone per passarlo a un compagno di squadra, la palla arriva al compagno più lontano, purché sia all'interno della propria metà campo. Probabilità di attivazione 100%, quindi contropiedi garantiti a manetta. Parata, salvataggio imbattibile, parata da 556, ha la parata mulinante già compresa, che è quella del primissimo Müller del gioco, e poi il pugno
del gigante. Lui tecnicamente non avrebbe bisogno di altre tecniche, perché anche lui ha l'annullamento del sigillo, annulla fino a 2 sigilli delle abilità speciali che ha subito, quindi non teme blocco, skill o robe varie. Tuttavia, con forza totale, sua abilità latente, maggiore la stamina, maggiore il bonus ai parametri, massimo 10%, converrà lo stesso insegnargli altre parate ed altre respinte, perché a seconda della situazione utilizzare una parata o una respinta di pugno che vi fa risparmiare stamina vi permetterà di gestire al meglio questa latenza, di tenerla quanto più a lungo possibile. La latenza di per sé è sempre attiva, cioè 10% è quando lui ha proprio stamina massima, ma per dire, quando ha metà stamina comunque si becca un 5. Questa cosa va considerata comunque sempre. Zona di sicurezza contro i tiri da fuori area di rigore, consumo di stamina per la tecnica speciale meno 25%, questo aiuta contro quei giocatori che spammano tiri da ogni dove solo per provare a drenargli via la stamina. Killer del tiro su palla alta, contro i tiri palla alta parametri più 5%, questa l'hanno fatta credo principalmente per contrastare il nuovo Yuga. In questo caso lui a Yuga gli dà, per vantaggio di colore, gli dà anche per questo 5%, che per carità non è tantissimo, cioè dovesse uscire un tiratore di palla alta decente con statistiche magari colori contrari al suo, non so quanto questo 5% possa fare la differenza. Per rendere l'idea, uno Snyder Dreamfest con full power attivo, secondo me a palla alta contro di lui se la gioca vuol dire che può vincere uno e può vincere l'altro. Comunque parliamo di un giocatore uscito abbastanza di recente. In generale, per come la vedo io, anche avendo avuto già possibilità di provarlo un attimino tra ieri e oggi, il portiere di riferimento, probabilmente il top al momento, rimane ancora Salinas. Per quello che riguarda il colore, quindi il portiere di tipo tecnico, lui è sicuramente superiore a Genzonfi. Lì direi che poco ci piove. Qualcuno dice che è meglio di Ken, qualcuno dice che è peggio di Ken, qualcuno dice che è come Ken. Sostanzialmente è comunque tra i primi tre portieri del gioco in questo momento, che poi sia al secondo o al terzo posto decidete voi. Complessivamente, anche per gli attaccanti che girano nel meta, comunque ripeto, per me Salinas rimane ancora un gradinetto sopra. Lui ha già tanti counter, alcuni di questi girano nel gioco già da diverso tempo. Alla fine, per non attivargli le sue latenze, non è difficile, basta entrare in area di rigore e utilizzare un tiro rasoterra o un tiro a palla bassa. Tiro a palla bassa, sappiamo che c'è Napoleon del Battle Pass di qualche mese fa, che è praticamente il king assoluto, sovrano indiscusso di questo gioco, e che a questo Muller probabilmente lo apre come una scatola di sardine. Ma tutto sommato, per dire, anche Tsubasa Dreamfest, se gli si riesce a far utilizzare il tiro rasoterra, quello più forte, quello in combinazione con Misaki Aoi, probabilmente da distanza ravvicinata gli dà non pochi grattacapi. Il tutto senza considerare quel Margas buggatissimo del banner tedesco dell'anniversario del mese scorso, che effettivamente è tra quelli che per statistiche e colore, anche con palla alta, potrebbero comunque riuscire a fargli male. Rimane comunque un gran bel portiere, assolutamente. Quindi, se siete in carenza di portiere, avete possibilità di portarvelo a casa, il tentativo secondo me vale la pena, il gioco vale la candela, diciamo. Ok, boom, chiudiamo qua, altrimenti finisce che mi dilungo un po' troppo. Ripeto, per i pool di questo banner già fatti, potete o recuperare la live sempre qui su YouTube nella sezione live, oppure aspettare domani, quando uscirà il primissimo episodio del mio nuovo format, Pullamelo Tutto, il banner, dove ripeto ci sarà sia Captain Tsubasa Dream Team che Konosuba che Football 2024. Ragazzuoli, per oggi è tutto, pace belli, alla prossima.